Si fondono in qualche modo in una bella relazione, un bel rapporto che sono sicuro potrà dare alla nostra città ancora maggiore valore al settore giovanile, un valore che nasce dalla bellissima esperienza di qualità di quest'anno, di anno passato, perché il Basket Football Academy che si fonde e entra a far parte di questa famiglia anche l'Olimpia di Basket, un'altra realtà della nostra città che sta dimostrando questi anni un grandissimo scatto di eccellenza con la prima squadra e anche un settore giovanile molto ampio. L'unione di queste due forze, la realizzazione di una camera ancora più importante come quella della Firenze Basketball, renderà sicuramente la nostra città più importante in panorama nazionale, più importante di quello che è ora, di quello che abbiamo mostrato in questa stagione e sono sicuro che porterà benefici e benessere non solo al basket, non solo al movimento del basket, ma sono sicuro anche a tutto lo sport. La dimostrazione che l'unione anche nello sport e soprattutto nello sport fa la forza. Beh, siamo come Unità d'Italia, rappresentanti dell'Unità d'Italia, siamo molto contenti di entrare in questo progetto, che è un progetto di Firenze, non dell'Olimpia o della Santa, che sono le squadre che poi più daranno sostanza a questo progetto, ma di Firenze. E credo sia forse la prima volta che c'è un progetto serio e fra persone di pallacanestro. Quando ho parlato con Michele, che conosco perché ha lavorato a Calendario, c'è stata subito intesa e siamo entusiasti di partire con questo progetto che speriamo ci porti stabilmente nelle zone d'élite delle finali nazionali, cioè dell'Under 17 e dell'Under 19. Direi che questo è un po' il succo dell'accordo e ripeto, siamo molto contenti. Sì, come dirigente responsabile della Firenze Basketball Academy sono contentissimo perché entra dentro a far parte del progetto l'Olimpia Legnana, che è una città storica, è molto importante anche attualmente, nel panorama del basket cittadino, ma non solo cittadino, direi regionale, una città che ha dato veramente lustro al basket di Firenze, sono nati lì tanti giocatori che poi hanno fatto percorsi anche in squadre nazionali, alcuni sono attaccati pallone, legnare, storia del pallone legnare. Quindi per noi la Firenze Basketball Academy è veramente un giorno importante, perché quando siamo nati hanno sposato il nostro progetto fin da subito, la Sanca, perché la Pallacanestro Femminile Firenze, società importante, la Sanca per quanto riguarda il settore giovanile, forse la più importante, insieme alla Provincia di Legnare, e la Pallacanestro Femminile Firenze, società di vertice della Serie A. Oggi con l'Olimpia Legnaia possiamo dire di aver unito una bella parte di Firenze nel nostro progetto. Noi cerchiamo di fare attività con i ragazzi meritevoli di fare campionati di eccellenza. In questi anni abbiamo fatto bene perché abbiamo vinto il campionato maschile, tanti anni anche noi. Noi puntiamo sull'Olimpia Legnaia anche per il femminile, possa rinforzare in qualche maniera anche le nostre squadre femminili, certamente da subito il maschile dovrà giocare. E come Firenze Basketball Academy abbiamo anche un punto di riferimento con l'Olimpia Legnaia per quanto riguarda la prima squadra. C'è una grande sintonia tra Riccardo Zanardo, l'allenatore, un po' responsabile tecnico, e l'Olimpia Legnaia, il nostro responsabile tecnico della Firenze Basketball Academy, Simone Venti. Quindi noi speriamo che tanti giocatori della Firenze Basketball Academy possano andare a rafforzare quella che oggi la seconda dell'Italia e magari in futuro possa essere qualcosa di più, quindi mi sembra che l'Italia stia lavorando talmente bene che si possa anche invitare qualche piano superiore. Noi ci crediamo al progetto di Firenze, siamo inclusivi, quindi abbiamo già ragazzi di Firenze 2, abbiamo ragazzi del posto di Dine, abbiamo ragazzi che si vengono dal liceo, ci stanno telefonando in tanti per venire alla Firenze Basketball Academy, abbiamo anche ragazzi
che l'Olimpia rimane a centrale a disposizione, penso che potremo fare davvero bene e l'obiettivo è di essere presenti come Firenze ogni anno alle finali nazionali. Questo è il nostro obiettivo, pensiamo di poterlo fare, anche perché i ragazzi più forti hanno bisogno di questi tempini. Voi vedete oggi Udo che gioca in nazionale Under 23, che ieri ha fatto una partita incredibilmente bella a Toronto contro gli Stati Uniti, la vittoria dell'Italia contro gli Stati Uniti, ha giocato con la Sancat due finali nazionali, poi ha giocato quando è andato Corrini, ha giocato quando è andato con Pistoia e poi è tornato a Firenze. Io credo che i ragazzi meritevoli abbiano bisogno di queste linee, quindi se Firenze unita lavora per dare ai ragazzi lo staff tecnico di Piemonte, lo staff preparatore atletico di Piemonte, come Firenze Basketball Academy, io che già lineare ha lo staff medico di Piemonte e mette in condizione i ragazzi di fare attività nel miglior modo possibile, Firenze ottiene risultati perché il risultato va bene. C'è tanta passione e tanti desiderati, quindi non c'è bisogno di andare a guardare tanto più là, anche se vedo che c'è questo obiettivo che mi fa piacere, ma lavorare bene con ragazzi di Firenze già porta a essere tante prime squadre nella settore giovanile e credo possa far crescere anche la prima squadra negli anni dell'Olimpia.